Eccoci qui a parlare dopo qualche ora pure di sonno degli episodi arbitrali di ieri sera, episodi che hanno fatto discutere da una parte e dall'altra, episodi che hanno fatto discutere ieri sera nel post partita e secondo me faranno discutere pure oggi. Maresca e il VAR hanno avuto delle gatte da pelare che secondo me non sono state pelate proprio benissimo e noi il giorno dopo con immagini anche migliori e con il senno di poi analizziamo questi episodi che oggi sono quattro. Sono quattro episodi, tre nel primo tempo, uno nel secondo tempo che hanno caratterizzato e che hanno segnato un po' la partita di ieri sera. Il primo episodio è quello di Pau Lopez. Pau Lopez esce in presa bassa, prende il pallone e prende anche il giocatore. Quindi, secondo il Verona, questo poteva essere un intervento da calcio di rigore. Attenzione, però, ragazzi, perché è vero, Pau Lopez non fa un grande intervento, esce in ritardo e va anche sul giocatore, però prende prima e nettamente il pallone. Quindi, secondo me, qui non c'erano minimamente gli estremi per assegnare il penalty, perché è vero, ragazzi, Pau Lopez travolge o comunque. Il giocatore viene travolto da Paul Lopez. Fate un po' quello che volete, però è ovvio, se le leggi della fisica non smentiscono neanche questo, siamo messi male. È ovvio che se uno va a prendere, va sul pallone Paul Lopez, il giocatore in corsa va addosso, frana proprio sul giocatore. Quindi è normale, ragazzi, è normalissimo che Paul Lopez abbia preso anche il giocatore, ma prende prima, clamorosamente, nettamente, in modo solare e palese il pallone. Quindi, secondo me, questo era assurdo come calcio di rigore. Poi apro una piccolissima parentesi, ma non mi dilungo tanto, state tranquilli. Su Paolo Lopez e Mirante, perché abbiamo visto troppo turnover e troppa alternanza in questo periodo. Secondo me, uno deve essere il portiere titolare, una la riserva. Basta, stop. Mirante è il titolare, ok, lo mettiamo titolare e Paolo Lopez farà una partita ogni tanto, magari la poteva fare in Coppa Italia o in Europa League e gironi. Basta, non possiamo fare questa alternanza perché i giocatori non si abituano, i difensori non si abituano neanche ai passaggi sul destro, sul sinistro. Per me, stop questa alternanza che non serve a niente. Uno il titolare, una la riserva, basta. E comunque, piccola parentesi, Paul Lopez a me piace tantissimo, anche Mirante è un grande portiere, quindi magari la mia opinione definitiva la esprimerò in un altro video, però voglio solo dire che Paolo Lopez la palla non la chiama mai, o almeno questo è quello che a me sembra dalla televisione. La voce di Mirante si sente sempre e comunque, quella di Paolo Lopez mai, quindi questo potrebbe essere un grave problema. Passiamo all'episodio più discusso e più controverso, che è il rigore di Pellegrini, il rigore che secondo alcuni ci poteva stare, il rigore che secondo me non ci stava e non ci doveva mai stare. Pellegrini forse viene anche toccato, o meglio, cade a terra in area, forse viene steso, forse cade da solo, però ragazzi, il giocatore del Verona prende prima nettamente il pallone, quindi secondo me questo rigore è inventato, è solare e secondo me doveva intervenire il VAR, perché il VAR può intervenire quando si tratta di chiaro errore dell'arbitro. Più chiaro di così, ragazzi, secondo me non c'è niente, quindi secondo me questo rigore è inventato e lo dico da tifoso romanista, secondo me non c'era mai nella vita, quindi la Roma questo rigore non se lo meritava, poi ovviamente Veretout segna e fa un grande gol, Veretout ieri meritava una menzione d'onore, ha speso tanto, ha dato tutto in campo, tutto l'ossigeno che aveva nei polmoni l'ha consumato in campo, ha sputato sangue, ha corso tantissimo, quindi gloria a lui e onore a lui che ieri ha veramente dato tutto, ma proprio tutto. Comunque il Verona reclama un altro calcio di rigore. Non solo quello su Paolo Lopez, anche quello per fallo di mano di Edin Dzeko. E in questo caso, secondo me, ci poteva stare. Mi esprimo meglio. Abbiamo visto rigori assegnati per molto molto meno. Però, ragazzi, secondo me qui è la regola e lo dico sempre che va cambiata, perché questa regola è imbarazzante. Dzeko ha le braccia attaccate al corpo, ha le mani sullo stomaco, eppure il rigore ci poteva stare. Sicuramente anche qui gli estremi c'erano. L'arbitro ha deciso di non darlo, non so per quale esattamente cavillo burocratico, però sicuramente il rigore ci poteva stare perché abbiamo visto tanti rigori, tanti penalti, tante situazioni del genere punite con il calcio di rigore. Quindi attenzione perché ci poteva stare. Pure, ragazzi, se è imbarazzante perché Dzeko più di così non può togliere le braccia, non poteva fare niente, sono entrambe attaccate al corpo. E poi dalle immagini dietro sembra che la prenda con il braccio destro, che è leggermente, leggermente più staccato, invece lui la prende con il braccio sinistro, che è proprio attaccatissime, ragazzi, quindi io non so come si potesse concedere un rigore del genere, anche se ne abbiamo visti di peggio pure nelle ultime settimane, pure nelle ultime partite, ecco. Passiamo all'intervento di Zaniolo. Secondo alcuni qui poteva essere anche estratto il cartellino rosso, invece Maresca ha deciso di graziare il giocatore della Roma estraendo solo il cartellino giallo e questa per noi è stata una fortuna incredibile. È vero, Zaniolo entra malissimo, piede a martello sul petto del giocatore con un intervento bruttissimo, però lui uno cerca di tirare indietro la gamba e questo un po' lo agevola e due comunque forse complice anche l'infortunio, non va cattivo, non va rigido, va un po' con la gamba molle e quindi secondo me questo sa
salva sia il giocatore che si salva da un bruttissimo infortunio, da una bruttissima botta proprio sul torace, ma anche Zaniolo dal cartellino rosso, che secondo me se fosse andato con la gamba rigida e dura sarebbe stato inevitabile. La Roma quindi secondo me è stata favorita dall'arbitraggio, non lo nascondo, lo ammetto in modo abbastanza solare e palese, però è successo che anche noi siamo stati sfavoriti, quindi non bisogna tirare ogni volta su un polverone per qualsiasi episodio. Ieri ci andrà bene, la prossima volta ci potrebbe andare male, è ovvio, però ragazzi, ovviamente in questo caso quello che dovrebbe pagare è Maresca, che ha sbagliato e secondo me dovrebbe avere un po' una sospensione di una o due giornate, perché sicuramente non si è comportato benissimo, come succede ad un normalissimo dipendente: se sbagli paghi, e Maresca sbaglia e quindi secondo me deve anche pagare con la sospensione per una, due, tre giornate, comunque quello che poi deciderà la federazione degli arbitri, comunque la lega degli arbitri, adesso non so, l'AIA penso si chiami. La Roma ieri vince in modo meritato, Zaniolo riceve delle critiche nel post partita anche da Fonseca, a cui non è piaciuto l'atteggiamento del talentino classe 99, e io mi associo completamente al pensiero di Fonseca e di Pancini. Non mi è piaciuto come entrano in campo Zaniolo cerca solo il gol attualmente e non cerca minimamente di aiutare la squadra, quindi secondo me anche Zaniolo deve un po' essere più quadrato e più concentrato sugli obiettivi di squadra più che sugli obiettivi individuali, però può crescere. Adesso avremo una partita fondamentale, questa sera gioca l'Inter contro la Spal e comunque probabilmente vincerà, quindi la nostra ultima spiaggia per cercare di rimontare Inter o Lazio per la Champions League passa proprio da domenica e dall'Olimpico. La partita contro l'Inter sarà fondamentale per capire le ambizioni della Roma. Il video finisce qui, vi ringrazio per averlo visto, vi ricordo che potete lasciare un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale. Ciao a tutti.